Allora, siamo all'ingresso di un appartamento situato al sesto piano di un palazzo di via Airoli che si presenta così. L'ingresso è un ingresso molto ampio alla genovese con pavimentazione quasi in tutta la casa allo stesso modo alla genovese e dall'ingresso si ha diretto accesso alla camera matrimoniale. La camera matrimoniale è dotata di finestra e di affaccio su via Airoli. Vedete, ecco, siamo posizionati così. Dalla camera matrimoniale ritorniamo nella zona d'ingresso e andiamo in questo piccolo spazio dotato di finestra che è antistante la zona soggiorno. La zona soggiorno è decisamente ampia e di nuovo affaccia come abbiamo visto prima sempre sullo stesso lato, quindi su via Airoli. Siamo nel sottotetto, quindi anche ciò che concerne i ripostigli è ricavato nel sottotetto, questo è uno e questo è l'altro. Sono sempre necessari, quindi vi faccio vedere. Ritorniamo nella zona d'ingresso, dalla quale attraverso questo piccolo disimpegno si accede al bagno che, come vedete, è stato completamente ristrutturato in maniera piuttosto neutra, devo dire, in ogni sua parte. È dotato di tutto ciò che serve. I sanitari anch'essi sono completamente nuovi, vedete la doccia, rubinetterie, tutto perfettamente in ordine. Qua si va in cucina. Anche la cucina è stata rivisitata completamente, ci sono gli attacchi, perché lo schienale della zona lavoro è stato previsto da questa parte e finalmente qui abbiamo l'accesso ad un piccolo balconcino che dà non più su via Airoli ma sulla via che dà sulla chiesa di Santa Fede. Come potete vedere, nonostante l'appartamento sia esposto prevalentemente a nord, gode di una certa luminosità legata al fatto che la visuale è aperta. Perciò anche nelle giornate in cui il tempo non è clemente, l'appartamento rimane decisamente luminoso. Ritorniamo indietro, cucina, bagno, accesso alla zona giorno, e poi l'ingresso visto da questo altro punto di vista.